Amici, buongiorno, benvenuti o bentornati a un nuovo video e bentornati nel mio amato bagnetto che è un disastro in questo momento. Non ve lo faccio vedere, anzi, guardate un attimo. Ecco qua, la telecamera mi segue. E ho mille prodotti sul pavimento semplicemente perché dietro il water, proprio qua dietro, ho messo una specie di sistema componibile trovato su Amazon che poi vi linkerò sotto in descrizione, che già vi ho mostrato su Instagram, dal momento che non ho molti spazi contenitivi in questa stanza, nel bagno, e facendo questo lavoro, facendo comunque anche l'influencer, ho molti prodotti di bellezza dal momento che parlo tantissimo, come sapete, di salute mentale e self-care, sia qui che anche molto sull'altra piattaforma, sull'altro social, su Instagram. Oggi non avevo intenzione di filmare un vlog, semplicemente perché sono molto in ritardo, sto cercando di riprendere un pochino in mano la mia vita. Se avete visto il vlog precedente vi ho raccontato un pochino quello che sta succedendo, sto avendo un sacco di problemi di salute che impattano particolarmente, come anche è normale che sia, la mia salute mentale. Quindi sto cercando di rimettere insieme i pezzi. Oggi è una giornata sì, nel senso che nonostante sia molto brutto il tempo fuori, mi sento bene stamattina, mi sento motivata e quindi ho deciso di filmare una piccola morning routine per Instagram che voi vedrete di solito posto anche le cose che metto lì su YouTube Short. Ho detto ok, prendiamo un attimo la telecamera in mano e introduciamo questo video che già avevo iniziato la volta scorsa. Come state? Oggi è giovedì e mi sto preparando sinceramente per andare dal fisioterapista e poi andare a un evento, se riesco, di Fornasetti, a cui sono stata invitata. Andrò semplicemente a scoprire la nuova collezione in zona Monte Napoleone. Prima devo andare ovviamente a fare questa fisioterapia vestibolare. Ho appena iniziato, quindi per il momento non vedo molti risultati. A Milano piove, ci sono 15 gradi. Ho comprato due cosette da mango e un paio di borsine che vi ho mostrato appunto sull'altro social, ma non qui, quindi ve le mostrerò. E questo video sarà appunto un po' un aggiornamento haul su i prodotti casa che ho acquistato in questo mese in cui non ci sono stata e i prodotti moda autunno-inverno che ho preso sia per piacere che per necessità, come ad esempio questa vestaglietta presa su Amazon che vi linko sotto in descrizione, che è super calda, super perfetta per la stagione invernale e poi non si sporca appunto perché è nera, ma ci stanno altri mille colori. Io l'anno scorso l'avevo presa bianca, ma sinceramente mi si sporcava tantissimo perché sono una pasticciona, quando sto in casa faccio mille cose e quindi questa è veramente perfetta. Sempre su Amazon vi lascio tutti i link sotto in descrizione. Ho preso questo coso di silicone quest'estate con cui mi sto trovando benissimo semplicemente perché lo utilizzo per mettere tutti i miei pennelli, che in realtà sono solo 4, che però sono comodissimi perché innanzitutto mi separa i pennelli dalla beauty case, il che secondo me fa la differenza sia in termini di pulizia che in termini di trovare le cose. E due, è super comodo, non si bagna, non rischio che appunto i pennelli mi si bagnino. E nulla, ve lo raccomando, costa poco, vi linko tutte le cose Amazon come al solito sotto nella descrizione. Ok, sono pronta. Quelle mattine in cui riesco a vestirmi mi sento mille volte meglio, sinceramente. Che belle, sinceramente, quelle mattine in cui ho la forza, l'energia e soprattutto la chiarezza mentale di pensare a cosa mettere. Non darò mai per scontato queste cose. Amici, buon pomeriggio. Oggi è un sabato, sono vestita molto da scolaretta, non so se riuscite a vederlo. Ancora non ho capito bene come funziona questa telecamera con il face tracking, è sicuramente molto molto divertente e come promesso ci tenevo a mostrarvi alcuni update casa, moda,
autunno-inverno 2024, a partire da questo bellissimo maglione che sinceramente già vi ho mostrato su Instagram perché è un brand italiano che ha uno shop sia a Roma che a Milano, Artnik si chiama, adesso vi lascio il nome sotto in descrizione, cioè è un maglione meraviglioso, non so se riuscite a vederlo, è blu, è super caldo, un brand completely made in Italy, quindi completamente italiano, che realizza prodotti specialmente in lana e poi seta e cotone in estate. La lana è morbidissima, io non amo i prodotti di lana, semplicemente perché se non è lavorata bene punge tanto e mi irrito tantissimo, mi vengono tutti i brufoletti, quindi sono un po' tipo allergica. Invece con questo non mi succede niente. Metto comunque sempre di solito una magliettina a maniche corte o a maniche lunghe sotto, in modo tale da magari mi irrito soprattutto qui, quindi non rischiare, però a livello di maniche è morbidissimo e vi consiglio assolutamente, se siete alla ricerca di un knitwear di qualità, appunto, di andare a vedere questo sito che è veramente la gioia per tutti coloro che amano il minimal e comunque la qualità, è quello che sto cercando di fare io. Adesso scendiamo un po' di prezzo, scendiamo un po' di anche scendiamo di parecchio con due acquisti che ho preso da Mango e che mi piacciono tantissimo. Sono molto cosciente quando compro da Zara, da Mango, in questi posti ci compro, però solamente se so esattamente quello che voglio, cioè io vado in negozio e compro. C'erano due cose che avevo adocchiato da un po' di tempo. Una era una giacca e avevano un paio di pantaloni. Ho sentito da tantissime persone che i pantaloni jeans, in particolare, ce l'ho qua, vi faccio vedere, Matilda di Mango, hanno un fitting incredibile, sembrano un pochino i Levi's. Devo dire che sì, ovviamente i Levi's 501 sono eccezionali, li ho da quando avevo tipo 19-20 anni, ma questi, devo dire, i Matilda non deludono, ovviamente non si può scegliere la lunghezza della gamba, di conseguenza questi forse me li farò tagliare un pochino, me li farò accorciare perché sono un po' troppo lunghi e li vorrei mettere appunto anche con i mocassini. Però adesso non ve li mostro semplicemente perché appunto sono già vestita, ma sono eccezionali, ve li mostrerò più in là. Quindi jeans Matilda di Mango. E poi questa ve la mostro indossata semplicemente perché ci sta anche bene con quest'outfit. Volevo partecipare, tra virgolette, al trend del Barbour, comunque, che sta tantissimo andando di moda questo autunno. Penso che soprattutto in autunno, primavera, nelle stagioni di mezzo, questi cappotti, questi tagli siano bellissimi e cercavo una giacchetta da mettere sia appunto con un knitwear sia quando fa un pochino più caldo con una semplice magliettina a maniche corte da tanto tanto tempo. Volevo però un stile particolare, cioè volevo un design molto minimal, poche rifiniture in modo tale da poterlo abbinare in mille modi, ma allo stesso tempo mi piaceva un contrasto di colori e questo è perfetto perché non solo c'è un contrasto di colori, c'è anche un contrasto di materiali perché il colletto è di pelle, mentre invece il resto penso che sia cotone. È una qualità eccezionale, l'ho pagato un po', l'ho pagato 60 euro che penso sia un prezzo giusto per il prodotto e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, guardate, oggi non me lo metto semplicemente perché piove e penso che mi metterò un trench impermeabile, però è super carino, ieri l'ho indossato a una cena con il mio ragazzo, dovevamo semplicemente, cioè semplicemente sono andata a trovarlo che stava cambiando le gomme, quindi sono andata dal gommista con lui e poi siamo andati a una cena carina, abbastanza informale, ero semplicemente con i jeans e i mocassini e questo è una magliettina bianca e mi sono sentita comunque put together nonostante fossi sportiva e stessi in un ristorante, quindi facilmente adattabile, dress up, dress down, come si dice in varie occasioni, è comunque uno stile sportivo, mi piace, cioè la qualità è eccezionale e ho già ricevuto complimenti ieri da estranei che mi dicevano dove l'avessi preso, pensando che fosse vintage e invece è di Mango, anche se ovviamente io sostengo sempre prima andare a trovare il vintage. Io ho già fatto queste ricerche, non ho trovato quello che volevo e sono ricorsa al fast fashion. Ciao amici, oggi è domenica e ho voglia di parlare con voi e di essere super aperta su quello che sto vivendo. Tra parentesi, adoro il mio outfit al momento che non riesco a farvi vedere perché non ho preso un cavalletto, è proprio una chat
onesta che voglio fare con voi, semplicemente perché così come mi sto sforzando a parlare di queste cose con i miei amici, perché a volte anche con i propri amici è difficile parlare di queste cose, sinceramente io sono una persona che tende a tenersi tutto per sé purtroppo finché non sta scoppiando, perché non vuole dare fastidio, perché cose passate mi hanno insegnato che, erroneamente insegnato comunque, che è meglio se mi tengo le cose per me, comunque ci sto lavorando. Sto uno schifo e come già vi ho detto nel video precedente, sto soffrendo di problemi fisici che mi creano anche problemi mentali molto brutti, molti dei quali probabilmente ho provato nel passato ma non sapevo di avere perché adesso ho ben chiaro tutto quello che ho e prima vivevo alla giornata e appunto l'unica cosa che mi chiedevo è what's wrong with me, cosa c'è di sbagliato in me, invece adesso comunque almeno ho la prova provata che quello che sta succedendo è reale e quello che ho è reale, sono dei sintomi reali che sono la conseguenza di un problema fisico. Comunque sto blaterando. Non sono qui per lamentarmi, ovviamente sono qui semplicemente per dire che uno, se state passando quello che sto passando io, bene, cambiamo stanza perché c'è come si chiama? Una cimice in salone e io ho la fobia delle cimici, cioè in casa mi può entrare non lo so, un piccione, un drago, qualunque cosa e starei bene, ma se mi entra in casa una cimice io vado nel panico. Non so se voi avete questa cosa, sentire dei rumori della lavastoviglie. Vabbè, no, andiamo di là in camera da letto, sto blaterando comunque, questo è real footage di A Creative Life in questo momento. Voglio venire qui semplicemente per dirvi che innanzitutto devo stendere i panni. Sto temporeggiando come faccio dalla psicologa. Sto temporeggiando perché non voglio parlare di questi argomenti. Allora, ragazzi, la verità è che ieri sono andata alla svendita dell'Artemide. Questo è il mio coping meccanismo. Il mio meccanismo di coping è che cerco di parlare di cose divertenti anche quando voglio parlare di cose serie. Comunque, allora, sto avendo a che fare con la depressione. Non ho mai avuto a che fare con questa cosa ed è una cosa normale per me, cioè non è una cosa, non so come spiegarla, ma non è un problema mentale per me, è un problema fisico che mi crea problemi mentali. Quindi io se risolvo il problema fisico sono libera da questo problema mentale che per me va e viene in base a quanto è forte il problema fisico, per dirla breve. Tanto più ho delle crisi vestibolari, perché il mio problema è il vestibolo, tanto più ho questi attacchi che a volte possono essere ansia, a volte possono essere depressioni. In questo periodo mi ha preso la depressione. Ci tenevo semplicemente a dirvi che è una cosa terribile e se non l'avete mai provata, io non l'avevo mai experienced. Non l'avevo mai avuta in modo così forte, è una cosa atroce. Di conseguenza, per favore, quando vedete qualcuno, siate gentili. Quando un vostro amico vi dice che è triste, che non vede una via d'uscita e che non sa più come andare avanti, non dategli delle soluzioni, perché anche io in questo momento, nel momento in cui mi danno delle soluzioni, mando semplicemente la gente a quel paese, perché non voglio una soluzione, voglio solamente qualcuno che mi stia vicino, che mi abbracci e che mi compatisca, perché sto soffrendo come un cane. E mai avrei pensato, cioè, nel senso, lo sapevo, l'ho sentito, ma vivendola appunto in prima persona, mai avrei pensato quanto debilitante sia questa cazzarola di condizione e quanto proprio improvvisamente, almeno a me, mi si spegne il cervello. A parte che soffro in questo periodo anche di depersonalizzazione, derealizzazione, dissociazione, che non è semplicemente scordarsi di aver fatto il percorso per strada e ritrovarsi appunto a casa. Non è quello, la dissociazione è veramente un meccanismo di difesa, fortunatamente, quindi non è niente di patologico, a meno che non sia proprio un disturbo di personale di dissociazione, un disturbo dissociativo. Comunque, per quello che ho capito, è semplicemente un meccanismo di difesa che il nostro corpo, nel momento in cui non si sente al sicuro con sé, e con il mondo intorno a sé, si protegge in questo modo. Io sono stata, senza saperlo, inconsciamente dissociata per tanti anni della mia vita, infatti non ricordo cose che adesso piano piano stanno spuntando tramite dei flashback, quindi potete capire quanto mentalmente e emotivamente il mio corpo stia faticando, cosa che mi devasta anche a livello fisico. Di conseguenza, questo semplicemente per dirvi, se state passando un periodo no, vi sono vicina, vi capisco e sono con voi. A me la cosa che dà più fastidio è appunto questo split di personalità che ho perché devo mantenere comunque magari un certo aspetto al lavoro, devo fare determinate cose, cerco in qualche modo, nonostante le difficoltà, di mantenere
una vita, anche se ci sono dei giorni in cui sto a letto e piango e basta. Quindi se siete in questa situazione non siete soli, ricordatevelo, ricordatevi che tutto ciò che c'è sui social è totalmente o in parte solo un highlight della giornata. E se invece avete qualcuno che sta faticando in questa situazione, abbracciatelo, stategli vicini. Ditegli che capite, non dategli delle soluzioni, non, cioè più che altro è normale voler dar loro delle soluzioni, voler dar loro dei, scusate il caos, voler dar loro dei consigli, ma in quel momento, soprattutto quando si è in un periodo molto molto dark, la gente, chi sta affrontando quel problema, avevo la memoria SD piena, scusate, comunque stavo dicendo, chi sta affrontando quel problema molto spesso non vuole una soluzione, vuole semplicemente qualcuno che gli stia vicino e quindi semplicemente, anche se siete degli amici, alleggerite la giornata a quelle persone. Il mio ragazzo non so da chi l'abbia imparato, guardate, è bravissimo in queste cose, io non lo so perché io ci ho messo 20 anni per imparare a gestire le mie emozioni, invece lui è bravissimo anche a gestire quello degli altri, quello che fa è semplicemente abbracciarmi. Oppure andare là e dire cosa posso fare per te. Ecco, appunto, parlando del diavolo, mi sta chiamando. Penso che questo sia il video più caotico che abbia mai filmato in vita mia. Comunque ci tenevo semplicemente a iniziarlo perché vi volevo mostrare appunto l'outfit con il nuovo cappottino che vi ho mostrato anche ieri. In realtà è iniziato per quello, poi siete stati un pochino la mia terapeuta per 3-4 minuti. Spero che abbia avuto un senso quello che ho detto. Trascurando il fatto che non ho le scarpe in questo momento, sto mettendo un semplice girocollo e una gonnellina, la stessa di ieri, non mi ricordo se ieri ve l'ho mostrata poi alla fine, e questo è il cappotto, è molto barbour, molto carino, è leggero, quindi se volete, io molto spesso quando ci vado in giro adesso, che comunque ci sono 15 gradi, magari la sera scende anche a 12, 11, 12, metto una specie di altro maglioncino, tipo un cardigan che non si vede sotto, in modo tale che appunto sto calda. E niente, non so se riuscite a vedere qualcosa, ma il cappottino è super approvato. Bello, da Mango, ancora disponibile. Io non so se siete pronti a vedere tutto questo, ma guardate come sono conciata da un giorno, da praticamente quasi 20 ore, perché sto andando appunto in ospedale a farmelo togliere. La mia bellissima borsettina di Iron Man, perché sto facendo, com'è che si chiama? Non mi ricordo proprio come si chiama, comunque scusate, ho un sacco di brain fog, non mi ricordo come si chiama. Comunque quella cosa per controllare la pressione nell'arco di 24 ore, perché appunto con tutti i problemi che ho avuto in questo periodo è semplicemente un accorgimento in più che stiamo facendo, perché il medico ha detto facciamolo lo stesso, anche se comunque la pressione mi si è stabilizzata, ma quando sono stata molto molto male, che sono stata ricoverata, avevo la pressione minima molto alta. Vabbè, comunque sto facendo questo coso strano. Mi vado a mettere una vestaglia perché non mi posso vedere così, ci facciamo la skincare insieme e parliamo. Buongiorno amici, sembra sera, ma in realtà sono le 10:30 del mattino e sono ancora in vestaglia, tra un po' mi vesto appunto per andare in ospedale a farmi togliere questa cosa. E oggi è un giovedì e ieri non ho filmato niente, semplicemente perché sono stata a fare mille cose, ho avuto l'idraulico, poi ovviamente non sto bene, quindi mi faccio mille pause, ho avuto la psicologa. E appunto sono andata a mettermi questa
cosa. Ho quasi finito di filmare questo video e sono felicissima questa settimana di aver fatto un vero e proprio weekly vlog. Spero che vi piaccia. Fatemi sapere tutte le review in merito anche al nuovo editing style sotto nella descrizione. Comunque, un periodo abbastanza di merda, per dirla poco, in cui devo ritornare ad accettare il fatto che la guarigione non è lineare. Purtroppo qualsiasi tipo di guarigione, che sia fisica, emotiva, mentale, è una matassa che si deve srotolare e non è mai un percorso appunto lineare. Ce lo dicono tutti, sembra la cosa più banale del mondo. Di solito ci vuole sempre il triplo del tempo di quello che ci si aspetta. Questo è quello che sto vivendo io e quello che sto cercando di accettare. Ho fatto anche un reel che probabilmente uscirà dopo questo, in cui parlo di self-acceptance, perché in questo periodo è un pochino quello che sto cercando di ricordare a me stessa, ovvero sia appunto il cercare, nonostante ne abbia passate tante già negli ultimi 2 anni, di essere ancora un po' paziente con me e soprattutto con il mio corpo. Una cosa di cui ho parlato tanto ieri con la psicologa e che ci tengo a condividere con voi perché penso sia molto importante, appunto vi ho parlato, vi ho accennato questo fatto della depressione, che ovviamente per me non è una, è solamente un sintomo momentaneo, non è una cosa cronica, però vi ho parlato della dissociazione, se volete ve ne parlerò di più, anche se so che è un argomento molto particolare di cui molti non sanno niente, a cui non gliene frega sinceramente niente. Comunque vi ho parlato di questi problemi mentali, alcuni che sto affrontando in questo momento, alcuni che mi sono portata da tutta la vita perché sono meccanismi di difesa, e la prima cosa che bisogna fare quando si inizia a guarire da queste cose, purtroppo o per fortuna, cioè vi dico purtroppo perché è una delle cose più difficili, è accettare e ringraziare, tra virgolette, queste cose, questi meccanismi, che siano appunto la dissociazione, la depressione, l'ansia, oppure altre forme magari come, non lo so, l'abuso di cibo, alcol, e altre cose, altre sostanze, ringraziare questi determinati meccanismi, perché altro non erano che meccanismi di difesa che ci hanno portato a dove siamo ora e ci hanno fatto sopravvivere. Per poche parole, lo so che è difficilissimo da accettare e da dire, ma questo è il primo passo per la guarigione, semplicemente perché molto spesso quando realizziamo quello che sta succedendo e quello che ha passato il nostro corpo, tendiamo a darci la colpa, a dirci perché ci sta avvenendo questa cosa, perché sono appunto, sto avendo questa cosa depressiva, perché sto avendo questa cosa ansiosa, perché mi sto dissociando, eccetera, eccetera, oppure perché faccio abuso di determinate cose, che sia un disturbo ossessivo compulsivo, che sia appunto un abuso di qualcosa o un non abuso di altro quando si parla di un disturbo alimentare, perché cado in questa trappola e tendiamo appunto a colpevolizzarci di questa cosa. In realtà bisogna accettare il fatto che il nostro corpo non, cioè, ha cercato in qualche modo di farci sopravvivere, ha trovato dei meccanismi, chiamiamoli giusti, chiamiamoli sbagliati, per potercela fare. So che è difficile, ma quello che sto cercando di fare io, e anche lavorando ovviamente con un professionista, è scendere a termini con il fatto che questi episodi dissociativi che ho avuto per tantissimo tempo nella mia vita, in realtà mi hanno permesso di essere nel bene o nel male dove sono ora, mentalmente, fisicamente, fisicamente anche in questa casa e emotivamente. C'è tanto ancora da lavorare, però adesso ho le persone che mi aiutano, i mezzi giusti per uscirne, però appunto accettare il fatto che questi meccanismi di difesa, che magari sono disfunzionali, magari ovviamente non sono il massimo, ci hanno aiutato in un periodo della nostra vita e quindi essere, non dico grati, però accettare questo lato di noi e accettare il brutto e il bello che vive imprescindibilmente dentro di noi e appunto andare avanti, provare ad andare avanti e accogliere il fatto che
che ci saranno dei giorni in cui saremo tanto tanto stanchi, dei giorni in cui non riusciremo a fare niente, dei giorni in cui la società, le persone intorno a noi, quelle che magari capiscono poco, ci diranno che non è niente, che in realtà stiamo solamente esagerando, soprattutto quando si tratta appunto di problemi mentali o malattie invisibili, di cui a quanto ho capito molti di voi sono familiari. Questo video doveva essere molto più indirizzato sul haul, dei nuovi acquisti di casa, le cose che ho comprato, ma questo è il periodo di vita che sto affrontando, sinceramente. Ci tengo appunto, pur mantenendo, come potete vedere, e vi ringrazio per il rispetto, pur mantenendo una determinata privacy, merito alla mia vita personale, comunque sto cercando di condividere quanto possibile con voi questi temi perché so che sono importanti e perché so che magari se ne parla in modo sbagliato molto spesso sui social oppure non se ne parla affatto e quindi tendiamo a vedere la vita delle persone come appunto splendida, ma in realtà ovviamente come nella vita di tutti ci sono cose bellissime e cose bruttissime. Io mi sono creata, ho avuto il privilegio, cioè mi sono creata veramente, ho avuto il privilegio, me la sono creata e mi sono fatta e ho cercato di ottenerla con i denti e con le unghie. Ho creato veramente la vita dei miei sogni, mi sono fatta una casa, mi sono trovata un lavoro incredibile che permette di esprimermi a livello creativo in modi inimmaginabili, ho una relazione stupenda che mai avrei pensato appunto con i miei problemi, piccoli traumi, di poter avere e di poter mantenere. E ho degli amici splendidi, ho trovato il mio posto nel mondo finalmente. Però ci sono ancora tante cose su cui lavorare e per quanto appunto su Instagram soprattutto o su TikTok si possa vedere, cioè possa dare l'impressione di avere tutto, sì, ho tutto, ma alla fine bisogna prendere ciò che c'è di buono nella vita e ci sarà sempre qualcosa che non va. Piccola parentesi, quindi magari il prossimo vlog sarà un pochino più incentrato su, come al solito, le frivole frivolezze di cui adoro parlare. E quando parlo di quelle cose è perché uno mi fa un immenso piacere, due sono cose che amo e tre vuol dire che sto bene, perché quando riesco a pensare appunto a cosa comprare, cosa fare, dove andare, come abbinare certe cose o certi colori, vuol dire che sto bene, quindi sono grata di quei momenti. Per il momento sto andando, sto lavorando molto più sul profondo con me stessa. E quindi ci tengo a condividere anche questi aspetti con voi, perché come già vi ho detto in video passati, mi sono pentita di quando appunto 2 anni fa ho avuto quel bruttissimo periodo post-incidente, di non aver condiviso le mie sensazioni perché avevo paura di essere giudicata. Ho paura, boh, di inviare un messaggio sbagliato, però so che tutto quello che faccio e tutti i messaggi che trasmetto vengono dal cuore, vengono dalla mia creatività, vengono dalla mia voglia di far sentire meno sole e più capite le persone, così come avrei voluto io sentirmi più capita e meno sola in molti periodi della mia vita. Grazie per avermi ascoltato in questo TED Talk, in questo particolare vlog che però spero vi sia piaciuto. Ho cercato di includere momenti di un autunno a Milano, comunque momenti piacevoli, appunto momenti quotidiani, che in qualche modo hanno alleggerito un pochino il mio animo in questo momento molto pesante e la mia parlantina che può spaziare tra argomenti stupidi e argomenti appunto un pochino più profondi, le cose che sto affrontando. Vi farò vedere nel prossimo video tutti gli acquisti Amazon, tra cui appunto il mobiletto che ve lo faccio vedere ora, giusto per darvi, giusto perché ve l'avevo accennato, il mobiletto qui che ho messo sopra la tazza, forse la tazza non è il caso di farvela vedere. Eccolo qua, il mobiletto che sono riuscita a mettere e che contiene, a parte la carta igienica, tutti i miei amati prodottini. Magari vi farò un tour. Adesso finisco di truccarmi e poi mi dirigo subito in ospedale. Vi abbraccio tantissimo, vi adoro e appunto fatemi sapere che cosa ne pensate di questi video.